Bene ragazzi, qui Did siamo avanti con l'uomo penne storto. Quindi, Marion. È Marion, ragazzi. La colazione è pronta, Paolo. Paolo, vieni, Davide. Lei ogni tanto ha questi attacchi incredibili alla gola. Ah, non ho fame, tranquilla. Andrò. Ah, non va affatto bene. Vieni qui ogni volta quando vuoi. Va bene, però non potete farmi finire la parte di Marion così, nel nulla, già è finita. Ah, io non ho neanche pulito per terra, no, ho lasciato le impronte andare, va bene. Comunque, ecco, sembra che l'indirizzo è nelle montagne, 5 ore di guida. Lui l'ha capito guardando il tavolo, no? Lui si è messo lì, guardava il tavolo e ha detto: dove sarà il nostro posto speciale? E il tavolo gli ha risposto. Comunque. È andato lì il vecchio conduttore? Volevo solo chiedergli qualcosa a proposito di questa stanza, magari sa qualcosa. Va bene, andrò, non riesco più a sopportare questo posto. Ho paura? Prologo. La stanza di David. Fine. Ok, abbiamo finito il prologo, ragazzi. Due parti addirittura, quindi questo gioco è abbastanza lunghetto. Ok. Sì, salva, salva. Va benissimo, fin tanto che il gioco è bello, va molto bene. Tipo Penumbra, ad esempio, Penumbra faceva schifo al cazzo, infatti è stato meglio bloccarlo, perché era davvero bruttino. Non era per niente come Black Plague. Ah, è diventato buio. Adesso questo po'. Ma questo è il posto, non ho alcun dubbio. È un posto enorme, sembra un hotel. Sarà qui? Va bene, devo andare a controllare. Hotel Runeheim, ti diamo una serena testata. Ok, quindi qua. Ma non c'è nessuno. Perché non c'è mai nessuno alla reception? 101-107. Oddio, qua ci sarà da girare. Avete sentito quell'urlo? È la mia mamma che starnutiva. Sì, ma se hai il registro, guarda il numero di stanza della gente. Come cosa devo fare? È un posto gigante, non si aspetterà che lo faccio tutto. Schubert, ecco. Tre sfornate di Schubert. Eccola là. Una testa di bubino. Un posto affollatissimo di Dorothy, incredibile. Dito, 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 dito. Ok? Poi, cosa c'è qua? C'è il bar. Questa, cos'è? Ma come c'è una serratura dipinta finta? Ma cosa vuol dire? Ma perché? Va benissimo, immagino allora. Il bar è chiuso. Qua pure. E questa è chiusa, ok. Vaffanculo, vaffanculo, mica il mio ciuffo che saltella, voi non ce l'avete, brutti ingrati marrani. E andiamo a vedere in ogni singola porta. È chiusa. È chiusa. È chiusa. È chiusa. Ma vaffanculo, ma no, non ha senso farmi cercare per tutta la. Il posto così. Allora, vediamo. No. Light, paper scrap, cosa che c'è scritto? No, questa è la filastrocca del male. No, neanche qua. Vediamo cosa c'è qui. E qui. Stuff only. C'è un cavo attorno alla maniglia. Cioè, c'è un filo attorno alla maniglia, ok. Ah, vediamo qua. No, no, no. Oh, oddio, sono entrato in camera di qualcuno. Salve, permesso, sono il postino. Porto una lettera a Umberto Sciacalalla. C'è un disegno qua. Tresurante. Cara mamma e papà, quello sono io. Ah, ok. Una caccia al tesoro. Va bene, cioè, cercherò il tuo. Ma perché ti metti a fare queste cose? Ok, quindi quello che lui crede essere un bambino in verità è qualcosa. Ci ha fatto quella caccia al tesoro. Là invece ci vuole un codice. Meno male che non siamo in live, se no me ne avreste già spammati mille. Una caccia al tesoro su cosa? Dove mica è? Ma fammelo vedere il foglio, perché non te lo sei portato? Perché c'è sigarette e non le cose utili? Sarà ben qua? Eh sì, credo fosse tipo qui.
Sì, trovato, ok. Qualcosa sotto il tavolo. Una chiave d'oro, massiccio proprio. Hai trovato il tesoro, ce l'ha scritto, ok. Sì, ma io, ragazzi, mi sta venendo un'ansia che voi non avete idea. È capace di mettere un'ansia a sto gioco? Allora, ho visto che qua c'era una porta chiusa. No. No, questi qua sono tutti finti, mi sa. Forse la chiave d'oro è per le porte stuff only? Maybe, maybe. Cosa fai? Smettila di essere così magico. No. 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 Secondo me è per le stan folli. Beh, queste qua, secondo me non vanno. Infatti, ok. Dai, Davide, non costringimi a raccontare una storia di giancazzo solamente perché non becchiamo la porta giusta. Ragazzi, voi non avete idea di quanta ansia mi stia mettendo questo cazzo di gioco, però. Qua però non c'era un cazzo, bene. Allora sarà qua. Perché giù c'era il codice. Quindi sicuramente la porta grigia che c'è qua. Non era grigia? La porta è chiusa, c'è una nota. A causa dell'incompetenza degli impiegati e delle chiavi perdute, la biblioteca è temporaneamente chiusa. Ci scusiamo per l'inconveniente. Abbiamo usato per... Ah! Era per questa la chiave d'oro massiccio. La collezione di libri del padrone. Ok, c'è una chiave qua sopra. La chiave per la 109. Ok, questi libri. Dai, era molto meglio la. In filo di trofea. C'erano i libri incredibili. Pianto del non visto. Ti consideri gentile? Tu non puoi deciderlo. È deciso dall'inconscio. Anche se ti credi freddo dentro, potresti essere molto emotivo e gentile. E loro lo sentiranno. Loro saranno attirati dalla tua gentilezza e ti trascineranno via. Perché i libri sui Teletubbies in questi posti? Che cos'era quel rumore? No, 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 dai, ti prego. Minchia, io urlo, io. Ma lo sentite? C'è qualcuno? Oddio, io non voglio giocare. Perché si è aperta questa? Ah! Che cos'era quel suono? È un vetro che si è rotto davanti a te e c'è ovviamente un tocco ai pezzo di carta. Fammi leggere. Era il nostro posto speciale. Lei amava le belle stanze con grossi specchi. Si chiedeva sempre cosa mettere per cena, ma ora sono solo io. C'è solo. Pensavo che venire qua avrebbe aiutato, ma non l'ha fatto, sento solo il vuoto. The rule on dispense. Cioè, vabbè, in pratica dice che le pagine fra questa e quella che ha trovato a casa sua combaciano, quindi il vecchio abitante dell'appartamento potrebbe essere venuto qui. Quindi lui è stato lasciato, eh? Questa nota sembra a me menzionare questa cosa, il nostro posto speciale, lui veniva qui con lei. No shit, Sherlock! Dove potrebbe essere? Ok, allora. Sì, ma io mi cago, comunque in ogni caso, ecco. Non mi importa. No, dai. No, dai. No, dai. No, dai. Vediamo se è qui. 109, no, non è qui. 109. No, dai, no. 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 Ok, questa era la 109. Aia! Ok, non c'è. C'è qualcosa in cima, sposta la sedia. E vabbè, quanto suono magico però. E quindi cosa c'era? Wire cutters e. Le tenaglie per tagliare i cavi, quelli spessi, diciamo. Ok. Basta. Basta. Come luxa? Sembra il bagno. Va bene, puoi entrare. No, dai. Vaffanculo, dov'era il piano? Il piano era tipo in una di queste porte. Dove puttana era. No, dov'era il piano? Vabbè,
Ah no, aspetta, era qua. Dai però. Oh. Seriamente, ma non capisci, cioè, doveva per forza esserci quella corsa velocissima unita al suo urletto. Allora, già avevo ansia. Lui ha corso velocissimo e la cosa mi ha inquietato tantissimo e lei ha urlato. Porca merda. Chi è lì? Chi è là? Chi cazzo sei tu? Chi sei? Scusa, sono venuta e il piano sembrava bello, quindi io, scusa se ti ho urlato. Non sono un membro dello staff dell'hotel o qualcosa. Allora chi sei? Sono David. Sto cercando una persona. E tu? Sono Sissy. Ma come Sissy? Va bene, Sissy. Che cosa ti porta qui? Potrebbe essere pericoloso. Sono stato in questo hotel una volta, ma mi sono dimenticata qualcosa di importante, quindi sono tornata per riprendermelo. Ah, capisco, lo hai trovato? No, sto ancora cercando. È solo una piccola scatola, è decorata con dei rubini, ma ora ma non me ne andrò finché non la trovo. Sapete chi è lei? La tipa di cui parlava la lettera che abbiamo trovato nello specchio rotto, quella che ha mollato il tizio. Beh, scusa per aver urlato, io sarò qua ancora un po', quindi se vuoi aiuto, bla bla bla, ok, sei fantastico, per favore aiutami. Fammi anche tu un favore, se vedi un uomo più o meno della mia età, me lo puoi dire, ok. Adesso vado, David, stai attento, anche tu. Perché tu stai così dubbiosa? Oddio, quante cose che mi sto facendo nella testa. Non è che lei ha urlato così tanto perché sa che c'è un'entità malvagia qua e sapeva che era in pericolo di beccarsela. Infatti lei era molto dubbiosa. Magari c'è questa entità che ha le sembianze di un ragazzo della sua età. Quando infatti io gli ho detto, se vedi un ragazzo della mia età, lei ha incominciato a essere tipo, va bene, forse, sì, ok, un po' inquietata. E infatti dopo, cos'altro è accaduto? Cioè, scusate, prima cos'altro è accaduto? Ci aveva urlato addosso, impaurita. Magari pensava che era quel mostro e non una persona normale. Vabbè, ora possiamo intanto tagliare il cavo, vai. Ok. Oddio, no, fermi tutti però. Ok. Cosa accade qua? Un diario 0x. La porta nella stanza 107. Nel bagno bisogna di essere aggiustata. C'è una chiave in questa pagina. Ah, la chiave alla 107, buono. Quattro capitoli del libro sono misteriosamente scomparsi. Se dovessi trovare le pagine e ridarle. Ok. Non c'è la maniglia. Sento qualcosa. Che palle. No, ma seriamente, ma quanto è inquietante. Qualcuno è chiuso lì dentro, devo trovare un modo per aprirlo. No, dai. No, dai. No, no, no. No, no. 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 Ok. Si va nella 107. No. Piano, però. Aia. State tutti buoni però, vi prego. Silenzio. Shh. Silenzio. Ah, la porta del bagno. Aia. No, lampada. Ah, no, è la maniglia. Dovrebbe andare bene per la porta senza la maniglia. Va bene. Cazzo. No, dai però. Ho paurissima, ragazzi, io mi cago. Quanto sa far crescere bene l'ansia. Ok, bisogna aprire la porta senza maniglia. Chissà cosa ci sarà.